Sto per firmare un provvedimento. Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia zona protetta. Italy is now on lockdown. Is Italy nearly 200 people there? Right across Italy, put the entire country on lockdown. Un'ultima ora che riguarda il nuovo coronavirus all'aeroporto di Fiumicino, che farà da apripista. In Italia saranno attivi da oggi corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi, sia i voli internazionali che quelli nazionali. In Italia a Roma un'equipe di biomedici e di esperti di intelligenza artificiale è al lavoro per sviluppare nuove tecnologie. A Fiumicino vado a Giuseppina Testoni perché è il giorno del body scanner. All'aeroporto romano di Fiumicino, che fa da apripista in Italia, sono attivi corridoi sanitari e scanner termici. Termoscanner di ultima generazione negli scali di Fiumicino e Ciampino. Vado immediatamente all'aeroporto di Fiumicino per la sanificazione. Gli scali di Fiumicino e Ciampino sono i primi al mondo ad ottenere il certificato di sicurezza. Tutti i giorni noi sanifichiamo, disinfettiamo. Siamo stati i primi a acquistare e installare in tutto l'aeroporto i termoscanner. Uno sforzo che è valso 5 stelle allo scalo romano, il massimo dei voti. L'aeroporto Leonardo da Vinci si conferma uno degli scali più sicuri al mondo anche durante una pandemia. Allo scalo di Fiumicino, premiato dall'ONU come il più sostenibile al mondo. Buonasera a tutti. È iniziata quest'oggi l'aeroporto di Fiumicino su due voli Roma-Milano con a bordo solo passeggeri negativi. In particolare al Terminal 3 del Leonardo da Vinci sono stati allestiti 12 box che potranno diventare 20 e ospitare 480 passeggeri. Ora invece vi portiamo all'aeroporto di Fiumicino dove è stato inaugurato il più grande drive-in d'Italia. Rome Fiumicino Airport has earned the Hygiene Award 5 stars from Skytrax for its coronavirus precautions. It gave it the world's first COVID-19 five-star rating. At Rome's Fiumicino Airport, thousands of passengers have already been tested and several positive cases were detected. Certainly, this is one of the very few good news coming through over the last months, but yet it's certainly encouraging for us to hold on and keep on fighting and resisting and to come out of this crisis as soon as possible. Thank you. Thanks to ACI Europe. Thanks a lot to all the people in the jury that has looked to ADR with favor. But I would say now, most of all, my thoughts go to our people. This award is certainly a product of our people, all the persons that have worked in our organization with passion, with determination, with professionalism, despite the very hard time that they are still forced to bear. So, thank you very much.